Angelo Lorenzetti, a costo di sembrare banali, la tua Final Four di Coppa Italia qui a Bologna inizia contro Modena. Sì, sì, no, non è una cosa banale, è una cosa bella, lo so, perché insomma, innanzitutto perché siamo in un ambiente molto bello e poi perché insomma lo si sa che cosa è stato per me Modena e quindi è una cosa speciale perché dentro c'è solo di bello. Due Coppe Italia elettive, le ultime due proprio con Modena. Trento è una formazione che quest'anno può farti fare il tris? Ma non è che devono farlo fare a me, devono farlo per Trento, provarci. Nello sport bisogna starci, se poi vuole della forza degli avversari, ma quando sei qua a darci dentro non costa niente. E quindi soprattutto se ci dai dentro ci porti a casa comunque qualcosa. Questo qui è l'obiettivo che noi abbiamo qua, lo dobbiamo fare attaccati ad ogni palla e poi vedremo come va. Trento, squadra forse un po' rivelazione tutto sommato, squadra giovane, un mix giovani e non giovani, secondo posto in classifica, forse non tutti ci avrebbero scommesso. Non lo so, i ragazzi penso che siano stati abbastanza bravi anche a sfruttare qualche piccola carenza di certe squadre che adesso ce la stanno facendo pagare, però è nella logica della cosa. Sono contento di come stanno lavorando, però non dobbiamo guardare il dietro, sempre avanti, sapendo che sempre andando avanti c'è sempre più difficile, però insomma è questo il nostro lavoro ed è quello che cerchiamo di fare quotidianamente. Ci dobbiamo stare e vedere alla fine cosa abbiamo portato fuori al di là dei risultati da questa stagione. E la Lube è la favorita di questa Coppa Italia senza Perugia? I numeri dicono così. L'ho detto anche durante la settimana, dicono anche bookmakers che a Perugia non ci stanno, però è ovvio che insomma, ci sono squadre importanti, c'è Modena, c'è Piacenza che con dei giocatori che quando tra virgolette si arrabbiano, tra virgolette, insomma, diventano pericolosi, quindi essere favoriti non vuol dire che è una cavalcata, tutti quanti sappiamo a turno che siamo stati favoriti, tutti quanti sappiamo che alla vigilia c'è della tensione ed è giusto perché quello che si va a conquistare davanti a un pubblico bellissimo come sarà in questi due giorni qui è qualcosa di importante. Sei reduce da un bel prolungamento di contratto con Trento, insomma il tuo futuro è sempre più trentino, ti trovi bene? Sì, sì, sono fortunato perché ho trovato un altro ambiente di lavoro che mi fa stare attaccato alla pallavolo che piace a me, molta palla, qualche giovane e quindi l'ambiente fatto di persone brave, insomma, ritrovare in maniera consecutiva degli ambienti buoni non è così facile per tutti, io sono grato al volley e spero insomma, di guadagnarmi giornalmente la fiducia che mi è stata dimostrata.